Direi più che buongiorno, buonasera. Tutti voi siete in dolce, in attesa di tutte le informazioni sulla RAI, perché naturalmente i consigli dei ministri sono appetibili sulla base delle valutazioni che fate voi. Naturalmente tra qualche minuto parleremo anche di RAI. Il Consiglio dei Ministri oggi ha deliberato su diversi punti all'ordine del giorno, ma prima di parlare di RAI, noi parleremo di RAI soltanto se già si configura come un ricatto, siamo pieni di magistrati, quindi spero che ci sia, come si chiama, la tenue entità del fatto. Vorrei proporvi un accordo alla pari, nonché uno scambio, potrete chiamarlo anche ricatto, ma mi sembra del tutto inaccettabile politicamente parlando, che è il seguente. Noi oggi abbiamo approvato un atto di fondamentale importanza, che è la riorganizzazione del Ministero della Giustizia. Perché dico questo? E ne approfitto naturalmente per non presentare il Ministro Orlando, che non ha bisogno di presentazioni. Non le ha neanche il dottor Barbuto, che conoscete come direttore dell'organizzazione. Tecnicamente il testo è capo dipartimento, quindi dell'organizzazione del Ministero della Giustizia, ma che per molti di voi è innanzitutto il magistrato che a Torino, attraverso un sistema innovativo, ha ridotto in modo molto significativo il numero del arretrato dei procedimenti pendenti presso quella sede giudiziaria. E ne approfitto per salutare e ringraziare tutti i membri dello staff del Ministro della Giustizia a partire dal Capo di Gabinetto. Bene, prima di discutere di RAI, noi parleremo di RAI e vi daremo il testo soltanto a condizione che per 10 minuti almeno ci ascoltiate. Perché questo tema della riforma di organizzazione del Ministero della Giustizia è assolutamente cruciale per il Paese. È il vero modo con il quale si interviene su una delle carenze storiche che noi abbiamo, cioè il numero di procedimenti pendenti. Siccome stanno facendo un lavoro straordinario, io faccio soltanto il tifo e spingo come è doveroso e naturale che un Presidente del Consiglio faccia, stanno facendo un lavoro straordinario, e siccome oggi la riorganizzazione del Ministero diventa realtà, passa dal libro dei sogni alla realtà, bene, io proporrei, e vedo che c'è un consenso unanime da parte dei giornalisti, che anzi sono, direi, semplicemente entusiasti rispetto a questa ideata di Coldagelli, è stato lui a pensarlo, vi proporrei di introdurre questo punto, che è fondamentale, vi garantisco è fondamentale. Non voglio pietire spazio sui giornali domani o sui TG di stasera, ma questo è il vero punto che cambia la vita degli italiani, con l'introduzione del Ministro Orlando, la presentazione del Dottor Barbuto, che ringrazio di nuovo anche perché l'abbiamo amabilmente forzato, oramai forzare un magistrato, però gli abbiamo fatto una telefonata un po' birichina ormai qualche mese fa, era così a luglio. Era fine maggio, una telefonata tipo il paese la chiama, dottore, e, diciamo, una roba che è il segno che vediamo troppi film, ma che alla quale lo sventurato rispose non si dice. Diciamo che il dottor Barbuto si è offerto di rispondere affermativamente, e siccome su questo sta davvero la lotta all'autentica stortura italiana, che sono gli arretrati in sede, in particolar modo di giustizia civile, vi chiederei un momento di attenzione su questo, sulla base poi di come, senza nessun tipo di vincolo naturalmente, cioè noi vi interroghiamo alla fine e sentiamo quanto spazio avete, se vi comportate bene, arriva anche il testo RAI. Giacomelli l'avete liberato, è lì dietro nascosto, no, non lo chiami, tu lo tenga sempre prigioniero. Andrea. Grazie Presidente, grazie davvero, perché purtroppo questi sono temi, la premessa del Presidente è, diciamo, è non casuale, che stentano a trovare un spazio quando si parla di giustizia. E anche in generale quando si parla di azione di governo. Il regolamento di organizzazione approvato oggi porta il Ministero da 61 a 36 direzioni, quindi una forte cura dimagrante, diminuisce i dirigenti di seconda fascia da 1.600 a 712 e i provveditorati sul territorio da 16 a 11, con un risparmio annuo di 64 milioni di euro. Sono poi importanti due cose dal punto di vista della funzione. Come in altri paesi costruiamo un grande dipartimento che si occupi di esecuzione penale esterna,
cioè tutto ciò che è pena alternativa al carcere, e poi ci dotiamo degli strumenti per gestire un passaggio che è un passaggio epocale, lo dico per il mondo della giustizia, cioè il fatto che da settembre gli uffici non saranno più gestiti, le strutture degli uffici non saranno più gestite dai comuni, ma saranno gestite dal Ministero della Giustizia. Questo intervento organizzativo si aggiunge a altri interventi organizzativi importanti che richiamo brevissimamente prima di dare la parola al Presidente Barbuto. A giugno, come sapete, è partito il processo civile telematico. Quest'anno abbiamo, per la prima volta, il Ministero della Giustizia ha acquisito dei fondi strutturali, 100 milioni di euro, di cui 50 saranno utilizzati per l'informatizzazione del processo penale. Quindi passiamo dal civile all'informatizzazione del penale. È stato costituito con il decreto sul civile l'ufficio del processo abbiamo attivato, e poi c'è una combinazione importante. Oggi è il giorno in cui si chiude il bando della mobilità dalle province al Ministero della Giustizia. Oggi si chiude questo bando, 1031 persone passeranno dalle province alle cancellerie. È il più importante intervento di iniezione di personale dal 1997, quando furono reclutate 500 persone. Abbiamo poi attinto alle liste degli idonei di altri rami della pubblica amministrazione per fare una cosa che mi collega alle cose che dirà il Presidente Barbuto. Abbiamo preso 96 giovani che manderemo in tutti i tribunali dove si realizzerà dove verrà proposto un progetto di abbattimento dell'arretrato. Cioè non verranno messi nelle piante organiche in generale, verranno mandati laddove il Presidente del Tribunale predisporrà un percorso di abbattimento dell'arretrato. Non so se sono baci, schiaffi o carezze, è sicuramente la più importante cura ricostituente della struttura giustizia che si sia realizzata negli ultimi decenni, e da questo punto di vista io credo che sarebbe importante che se ne prendesse atto, perché contrapporre l'esigenza di innovazioni organizzative alle riforme di carattere normativo è vero, è giusto se non si facessero cose sul fronte organizzativo. Sul fronte organizzativo ne stiamo facendo moltissime. Dico con un'enfasi che non sempre utilizzo che credo che questo sia il governo che con più serietà da moltissimo tempo sta affrontando il tema dell'organizzazione, che ahimè non è un tema che apre le pagine dei giornali, ma è sicuramente la chiave di volta, perché le prescrizioni dei processi si realizzano perché ci sono norme non adatte, ma anche perché per esempio non ci sono persone che fanno le fotocopie per far andare avanti il processo, perché non va avanti l'informatizzazione, perché non ci sono le strutture per far andare avanti il processo. Ecco, noi ci siamo occupati in questi mesi, con dei risultati che ora dirà il Presidente Barbuto, soprattutto di questo. Col decreto sul civile abbiamo introdotto alcune norme che disincentivano l'utilizzo improprio del processo, che stanno incominciando a dare alcuni risultati, ma di cui parlerà meglio di me il Presidente Barbuto, che ringrazio anch'io, come ha fatto il Presidente Renzi, per aver dato la sua disponibilità a guidare una struttura importante come il DOG, dopo una performance significativa alla guida di un importantissimo tribunale. Non tolgo altro spazio perché vorrei che il Presidente Barbuto utilizzasse gli altri minuti della vostra attenzione che residuano. Sono ancora 42-43 minuti. Sono consapevole che il vostro interesse per l'argomento immediatamente successivo, e cercherò di essere molto sintetico. Prima slide. Aprite il sito, basta su Google cliccare la parola giustizia, vi trovate una delle primissime voci, giustizia.it, andate lì, è la pagina del Ministero della Giustizia. Trovate sulla destra questo banner di colore più o meno violetto, colore vivace, c'è scritto censimenti al plurale e Strasburgo 2. Strasburgo 2, inizialmente avevamo messo 2.0, perché adesso si usa così, mi sono rifiutato di utilizzare questo linguaggio giovanilista. Strasburgo 2 perché Strasburgo 1 è un programma che ha avuto il suo sviluppo in Piemonte, tutto online ed è segnato sotto.
E la prima operazione che abbiamo fatto, la prima operazione è stato un censimento secondo i criteri che io ho adottato a suo tempo nel 2001, ormai 15 anni fa, appena insediato, avevo 58 anni, ero un presidente bambino, come si diceva allora, non era l'epoca Renzi, all'epoca i presidenti avevano almeno 65 anni. E, la prima operazione è, secondo lo stile a suo tempo inaugurato in Piemonte, un censimento, non il censimento solito per sapere qual è il nostro arretrato, qual è il nostro arretrato e come è composto il nostro arretrato. C'è un censimento selettivo per ufficio, per qualità di cause, per tipologie di cause, vari parametri, ne abbiamo inventati 24, le lettere dell'alfabeto non bastavano più, e soprattutto un parametro fondamentalissimo che non è stato mai utilizzato in passato e che abbiamo introdotto noi a Torino per la prima volta e che poi la Direzione Generale delle Statistiche ha adottato nel 2008-09 circa in tutta Italia, che è quello della targatura per anno dei processi. Cioè non ci interessa sapere 5 milioni e 3, 5 milioni e 5, qual è il famoso arretrato incivile della nostra giustizia incivile, ci interessa sapere che cosa, come è targato, che anzianità è. Questo tipo di censimento ha avuto un riconoscimento autorevolissimo. Il 22 dicembre del 2014 il Presidente della Repubblica Napolitano, nel suo ultimo discorso, ha detto che gli era piaciuto. Dal quel censimento del civile, a cui è seguito recentemente quello del penale, di cui non parleremo, si può rispondere ad una domanda. Ma quanto è vecchio il nostro arretrato? Quanto è vecchio? Ma lo sapevamo prima. Ebbene, oggi lo sappiamo in un modo analitico. Per ogni tribunale, per ogni corte d'appello, ufficio per ufficio. Sappiamo, per esempio, che le cause che io definisco, le definisco da sempre, non è che è una terminologia che ho inventato. Oddio, ho dimenticato di passare alla seconda slide, eccola qui, quella del Presidente della Repubblica. E adesso vediamo quanto è vecchio. No. Quanto è vecchio il nostro arretrato? Le cause del secolo scorso, si potrebbe dire addirittura del millennio scorso, cioè le cause iscritte, cause civili, affari civili iscritti fino all'anno 2000 compreso, perché l'anno 2000 fa parte del secolo scorso, non dimentichiamolo. Bene, sono solo 86.000. Non sono preoccupanti come cifra, non è una cifra preoccupante. Volendo, dando una priorità assoluta a questa operazione di esaurimento, di azzeramento, queste cose si esauriscono in pochissimo tempo e noi riacquistiamo un'immagine sul piano internazionale che ormai c'è stata definitivamente compromessa. E quelle di inizio millennio, bene, abbiamo calcolato quello fra il 2001 e il 2005, sono 127.000 in tutta Italia. Quelle stagionate che hanno iscritte di oltre 5 anni, sono iscritte fra il 2006 e il 2010, sono 835.000. Bene, c'è una categoria poi di cause che potrebbero considerarsi la normale giacenza. Questo è l'arretrato in senso tecnico, l'arretrato. La giacenza, il passaggio, noi non lavoriamo in tempo reale, noi abbiamo bisogno di almeno 2 o 3 anni per portare a termine una certa causa. Ebbene, queste cause qui, ovviamente datate al 2013, poi aggiorneremo questi dati, fra il 2011 e il 2013 sono 2.600.000. Queste, attenzione, stanno invecchiando, già quelle del 2011 sono già invecchiate da almeno 4 mesi. E allora come affrontare questa situazione? Attraverso una seconda operazione che è partita nel dicembre del 2014. Ho investito letteralmente il ministro Orlando di un mio progetto che era la replica del progetto di Torino e lo Strasburgo, eccolo qui, qui contro la mia volontà hanno messo gli autori della slide 2.0. I Giovannini sono terribili. Sì. I Giovannini non si tiri mai di Giovannini. Il 12 dicembre, ne abbiamo discusso con tutto lo staff e poi si è deciso di esaminarlo bene, di pensarci, di discuterlo collettivamente e anche di presentarlo in una conferenza stampa. Nella conferenza stampa allora ci siamo un po' sbilanciati, mi sono sbilanciato e ho esposto il contenuto anche ai giornalisti, facilissimo da individuare lo schema del programma. Punto 1, la targatura, ve l'ho già detto, finalmente conosciamo l'anzianità dei processi, eccolo qui, punto 1, la targatura.
Poi, in base alla targatura, che ci serve la targatura? Bene, sappiamo che ci sono le cause degli ante 2000. Ebbene, quelle cause lì devono essere le prime ad uscire dall'ufficio. In base al principio aziendalistico è una parolaccia in magistratura, però io la dico lo stesso, disobbedisco alle buone maniere. È un principio aziendalistico per cui la prima pratica che è entrata è la prima che deve uscire, first in, first out. La prima che è entrata deve essere la prima ad uscire. Contrariamente al principio del FIFO, contrariamente invece alla pratica che era stata addirittura legislativamente normata alla fine degli anni 90, del last in, l'ultima arrivata, cioè il rito nuovo, deve avere precedenza assoluta sul vecchio last in, first out. L'ultima che è entrata deve essere la prima ad uscire. Niente affatto, si capovolge il sistema e si afferma rigorosamente, con un certo equilibrio, il metodo FIFO. Una volta attuato questa metodologia, ironicamente un aziendalista una volta mi ha detto: nella pubblica amministrazione vige il principio invece del FISH. FISH cos'è? F-I-S-H, first in, still here, la prima che è entrata sta ancora lì. Ecco, il terzo punto è monitoraggio continuo. Attraverso questo monitoraggio, a Torino l'abbiamo fatto ogni 3-4 mesi, poi nell'ultimo periodo ogni 6 mesi perché era troppo assillante, e poi le best practice, un certo decalogo, un modo di gestire le cause vecchie. È un modo diverso da quello ordinario, rispettando rigorosamente il codice di procedura civile, ma fondandosi sul principio che il magistrato, il giudice istruttore, è il direttore d'orchestra del processo. Non si fa influenzare dalle richieste degli avvocati, ma dirige lui e decide lui. È il vero direttore d'orchestra, soprattutto per i tempi. E affrontare il vecchio arretrato con misure autonome, organizzative autonome, riforma senza riforma. Per cui, con un slogan che piace molto al mio amico pugliese, anche lui, Giovanni Melillo, questo è un metodo che in Puglia si chiama quello di percorrere la complanare anziché la superstrada. Le riforme legislative vanno sulla superstrada, noi con la riforma amministrativa di tipo organizzativo andiamo sulla complanare. Ci incontreremo un giorno, chissà chi arriverà prima. Il fattore tempo è fondamentale. Il fattore tempo è indispensabile. Teniamo conto di un principio fondamentale che risale alla Magna Carta del 1215, sia pure in un'edizione non proprio autentica, manipolata nel corso degli anni. Il principio della giustizia ritardata, che è giustizia negata. È inutile dire: beh, questa causa qui è importante, c'è bisogno di ponderarla, c'è bisogno di fare una bella sentenza. Una bella sentenza fatta 10, 15, 20 anni dopo non serve a nessuno, è giustizia negata. La giustizia va fatta in tempi rapidi, altrimenti è negazione. Obiezione: ma la giustizia rapida non è giustizia di qualità, non sto qui a discuterla, ne abbiamo parlato in tanti convegni, vi assicuro che i dati statistici dimostrano che anche la giustizia rapida è una giustizia di qualità. Perché? Perché regge alla prova dell'appello e alla prova del ricorso in Cassazione. Secondo principio, il dirigente dell'ufficio e i suoi diretti collaboratori hanno la responsabilità della gestione del processo. Responsabilizzare il capo dell'ufficio. Il capo dell'ufficio deve rendicontare, deve fare il rendiconto della sua gestione. Lo possiamo trasformare in un principio di carattere aziendalistico, per cui insomma c'è una responsabilità gestionale e tutto il resto, ma il capo dell'ufficio non può disinteressarsi. Questa slide dimostra lo stato della situazione che abbiamo trovato dopo il censimento. Facilissimo da leggere, attenzione, dove c'è scritto 27 migliori, abbiamo scoperto che esistono 27 tribunali che possiamo chiamare i 27 migliori tribunali in Italia. Ebbene, sapete qual è la durata del processo? 490 giorni, vedete al centro 490 accanto al numero 27. Poi esistono 16 tribunali così e così, hanno una durata del processo di 663 giorni. Esistono 96 tribunali sotto la media con quasi 1000 giorni, 965. Ebbene, sapete qual è la media mondiale che ci dà la Banca Mondiale attraverso il rapporto Doing Business che arriva ogni anno nel mese di ottobre? La durata è di 631 giorni, la durata mondiale. Ebbene, noi in Italia abbiamo 27 tribunali che sono più rapidi della media mondiale. Certo,
non riusciamo ad equiparare la Svizzera, la Germania e la Francia, che hanno 390, 394 e 395 giorni. A destra trovate l'incidenza percentuale di ciascuno di questi di queste categorie. Abbiamo un 37% purtroppo di cause che superano la durata dei 3 anni, vedete su percentuale dei 3 anni, 37%, il 18% siamo nella media, l'11% soltanto rappresenta la virtù in un certo senso, siamo al di sotto, siamo in media con il mondo intero. E adesso l'ultima slide, che è la più importante. Dicevo prima, stiamo percorrendo una complanare, la stiamo percorrendo seriamente. Intanto l'autostrada, sulla superstrada stanno andando avanti le riforme legislative. Queste riforme legislative che impatto hanno avuto? Ebbene, questo impatto già si comincia a vedere attraverso questa slide con dei colori rosso e blu qui in basso. I processi davanti ai tribunali, le cause iscritte nel 2013 erano 2.139, nel 2014, che ormai si è esaurito, sono state 2.139, sono state 1.960. In corte d'appello, attenzione, il collo di bottiglia è il momento della crisi, perché è lì che durano di più le cause, in Cassazione poi non ne parliamo, si è passati da 697 a 601. C'è una diminuzione di contenzioso che arriva, in arrivo. Questa diminuzione di contenzioso è di buon auspicio, perché? Perché di fronte a questo tentativo che stiamo facendo di eliminare questo bubbone che genera gli indennizzi Pinto, di cui oggi i giornali parlano, sono 8 milioni al mese di indennizzi che lo Stato deve pagare, sono 455 milioni secondo l'ultimo censimento. Come realizzare questi risultati migliori? Beh, attraverso questi meccanismi di riduzione delle cause in entrate, attraverso un'eliminazione del bubone, attraverso un'accelerazione della durata del processo, secondo il famoso punto 2 del programma di governo del 30 giugno, di ridurre la durata del processo ad un anno, tendenzialmente per i processi della tipologia doing business, cioè la causa imprenditoriale, l'imprenditore che chiede una somma di denaro a un altro imprenditore, a un non imprenditore, riducendola, e si può tecnicamente ridurla a livello di un anno. Le altre, rassegniamoci, devono durare almeno 2 anni, perché una causa di una certa difficoltà in cui si discute di problemi seri, beh, una sua durata deve averla. Come realizzare in tutta Italia, come estendere in tutta Italia queste best practices che abbiamo censito in 27 tribunali? Bene, abbiamo ipotizzato, attraverso dei tecnici di un organo che si chiama Osservatorio sulla Giustizia, eccetera, eccetera, presieduto dall'ex ministro professoressa Paola Severino, due aziendalisti di grande valore, Roger Abravanel, che il presidente Renzi conosce perfettamente, di cui mi diceva Abravanel, del quale lei ha letto i libri, è vero? Anche perché lui mi interroga a voi. Ah, sì, che pagina ti ho citato? Roger Abravanel è un altro grande funzionario della McKinsey, che Stefano Proverbio, con l'aiuto del nostro, una risorsa interna preziosissima nostra, Fabio Bartolomeo, direttore generale della statistica, abbiamo ideato, è stato ideato questo meccanismo, questo sistema, l'ultima, sì, questo sistema di organizzazione. CSM, inevitabile, il suo intervento doveroso, istituzionalmente necessario, istituzionalmente opportuno, perché ha il colloquio diretto con gli uffici, ha la gestione degli uffici. Noi abbiamo una gestione di carattere amministrativo, ma il CSM ha il colloquio, il rapporto diretto con i capi degli uffici e con i magistrati. D'altra parte il Ministero gestisce risorse, che è interessato a eliminare quella emorragia di denaro pubblico per effetto del bubbone Pinto. Ministero e CSM, collaborando con l'osservatorio e con l'aiuto dell'osservatorio, dovrebbero creare una sorta di unità di missione. Abravanel ovviamente la chiama delivery unit, perché ricorda l'esperienza di Tony Blair di tanti anni fa. Un'unità di missione sulla sinistra il CSM, sulla destra il Ministero, che collaborano e interagiscono fra di loro, con dei compiti che sono indicati lì sotto e che non vi commento, anche perché credo che sia abbondantemente scaduto il mio tempo. E adesso buona Rai. No, aspetta. Allora, io ringrazio molto il Ministro Orlando e il Dottor Barbuto, il Presidente Barbuto. Vorrei che fosse chiaro, questo meccanismo qui
è uno dei segnali più forti del fatto che stiamo facendo sul serio. Non so se volete fare delle domande sul punto specifico, vi segnalo che questo è il modo con il quale si vanno a ridurre le inefficienze che il sistema ha e quindi di conseguenza penso che indipendentemente dalle vostre opinioni, dalle nostre opinioni, dalle idee politiche di chi che sia, dobbiamo anche imparare a riconoscere quando le esperienze sono positive. All'interno della giustizia ce ne sono tante, i 27 tribunali cui Barbuto faceva riferimento, questo è il lavoro che stiamo facendo a livello adesso nazionale, grazie al lavoro del Ministro Orlando, del Presidente Barbuto e di tutti i loro collaboratori. Ci sono delle domande sul tema? Prego. Una, che tempi si è dati per lo smaltimento dell'arretrato una volta fatta la fotografia, adesso per carità dettagliata, ma insomma se c'è un tempo di smaltimento dell'arretrato e se ovviamente l'innesto di questi mille, non so quante persone possono essere sufficienti. L'altro, lo chiederei al Presidente Renzi, quando pensate invece sempre sul tema collaterale di portare in aula e approvare il DDL sulle intercettazioni? Prima il dottor Barbuto e poi il ministro. I tempi che avevo ipotizzato nel mese di dicembre erano per lo smaltimento della prima fascia di arretrato vecchio, i millenari. Quattro mesi, perché quattro mesi o sei mesi, nove mesi, un anno al massimo per quelli della seconda fascia. Contemporaneamente però aggredire anche quelli della terza fascia che rischiano poi di passare, sono quelle del 2006-2010. È chiaro che è un certo equilibrio ogni tribunale in base alla quantità. Ci sono tribunali che di tutto questo quacervo dell'ultratriennalità hanno il 63%. Ci sono alcuni tribunali che hanno solo il 4%. Attenzione, cioè no, del totale dell'arretrato. Totale dell'arretrato. Quanti sono superiori a tre anni di durata? Ci sono tribunali con un 4%, 5, 6, 7 e altri tribunali con 50, 60 arrivano al 63%. Fra il 4%, attenzione, non pensiate di trovare i tribunali della Finlandia o filo Finlandia o della Norvegia o filo Norvegia. Su un'intervista a oggi che mia suocera mi ha segnalato, il ministro Orlando ha citato, ecco, il tribunale di Marsala. Il presidente del tribunale di Marsala, Gioacchino Anatoli, quando gli ho telefonato per dirgli guarda abbiamo scoperto che tu sei un tribunale, no, gli abbiamo telefonato prima che l'abbiamo scoperto prima, il ministro Orlando ha visto le nostre statistiche, l'ha citato, e lui mi ha detto sì caro Mario, io ho adottato, condivido la tua impostazione, ho adottato per smentire il luogo comune che il tuo programma non è esportabile, io ho dimostrato di averlo esportato, me l'aveva detto prima che nascesse il dramma dell'ISIS, l'ho esportato alle porte di Tripoli. Marsala per lui è la porta di Tripoli, si può esportare anche in terra siciliana. Marsala, Gioacchino Anatoli lo ha esportato. In quanto tempo? Adesso per i tempi concreti, innanzitutto questi 94-96, insomma questi ultimi funzionari che hanno vinto un concorso dell'ICE, dell'ufficio dell'Istituto Commercio Estero, verranno assunti, assunti, perché hanno vinto un concorso, sono idonei, verranno assegnati in alcune sedi che noi abbiamo scelto a secondo del criterio del maggior bisogno sotto questo profilo dell'eliminazione di questo vecchissimo arretrato. E chiederemo poi al capo dell'ufficio, di quegli uffici, di impegnarsi, è un impegno morale, di impegnarsi moralmente a dare priorità a questo obiettivo. Sufficienti, diciamo, quei 1031, perché noi abbiamo uno scoperto di organico di 8000 persone, però è stato detto che è una goccia del mare, ora una goccia di un ottavo degli oceani è un bel gocciolone, diciamo, se partiamo dal presupposto che, come dicevo, dalla fine degli anni 90 non c'erano immissioni. Però noi stiamo lavorando sulle assunzioni, 1031 devono sommarsi a 250 assunzioni dalle liste degli idonei e stiamo lavorando per un'ulteriore immissione di altre mille persone all'interno sempre delle cancellerie entro la fine dell'anno. Quindi noi abbatteremo significativamente la scopertura, poi naturalmente è una scopertura che si è determinata in 20 anni e recuperarla ci vorrà qualche anno, noi comunque la batteremo di un quarto che sarebbe già una bella boccata d'ossigeno per il sistema. Sì, sarà... Mi dici anche intercettazione.
Ah, io? No, no, ha detto il Presidente Renzi. Sì, no. Noi siamo un gruppo collegiale, no, un noi... collegiale dove la democrazia interna è fondamentale, come Conti sa perfettamente. La delega sulle intercettazioni è contenuta all'interno del DDL, sul penale. A seconda dell'iter e dei tempi che ci saranno sul penale valuteremo quale potrà essere la strada che si segue. Io credo che dobbiamo fare di tutto perché il disegno di legge nel suo insieme proceda molto rapidamente. Se così non fosse ne discuteremo. Sicuramente ho visto un'ipotesi che escluderei totalmente, che è quella che il testo andasse ad affiancarsi al DDL sulla diffamazione, perché quello è un testo che ha una sua autonomia, una sua valenza che è legata soprattutto all'esercizio della professione giornalistica. Noi questa cosa la vogliamo portare in fondo perché è uno dei 12 punti caratterizzanti della riforma della giustizia. Se quel veicolo viaggia, utilizzeremo quel veicolo, se no faremo come abbiamo fatto per esempio con la prescrizione, pensando anche a altre strade. Abbiamo visto che talvolta dividere consente di avere una velocità di crociera più rapida. Entro il 2015, vai, così faccio la versione... Barbuto entro il 2015 ti leva dagli 86 più 127, quindi sono 130, sono 220.000 processi e lui ti fa l'intercettazione. La capacità di smaltimento dei magistrati italiani, certificata dalla SEPEGE, che è un ottimo risultato, è di 4 milioni di affari l'anno, di cui la buona metà sono cause contenziose. Quindi la capacità di esaurimento dei giudici è molto alta. Infatti fanno fronte a 4 milioni di affari che entrano. E il mio programma è semplicemente quello, il nostro programma è semplicemente quello di dire: questo sforzo concentratelo in parte sul vecchio e frenate un po' fate invecchiare un po' il nuovo, tanto non gli fa male, ma eliminate il vecchio. Bene, ci sono altre domande? Grazie di cuore. A questo punto la conferenza è finita, io me ne vado. No. Adesso facciamo la parte, ringraziamo il Presidente Barbuto di Orlando. Grazie. Grazie, grazie a lei. No. Onorevole Giacomelli, prego. Praticamente faccio il presentatore io oggi. Come sta, dottore? Bene. Questa cosa della giustizia è straseria. Vi prego con il cuore in mano di dedicarle spazio perché è una delle cose strategiche che questo governo sta facendo. Vi garantisco che è inutile fare i titoloni sulle prescrizioni se poi, ad esempio, non si dà spazio alla riorganizzazione del sistema giudiziario. È inutile dire che siamo indietro sulle classifiche internazionali, europee, se poi non ci aiutate nel sottolineare quello che stanno facendo gli uffici, che è un lavoro davvero pregevole. Detto questo, onorevole Giacomelli, a lei il compito. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla riorganizzazione della riforma della RAI e del servizio pubblico. Si tratta di un lavoro di due tipi. Il primo è quello di una valutazione di un documento politico che vi lasciamo, che Sensi vi mostrerà, e che racconta che cos'è per noi la RAI. Sono tre paginette, quattro paginette, una cosa molto semplice, molto sintetica, su cui mi piacerebbe che il dibattito partisse. È già partito in realtà, è un dibattito storico, un dibattito pluriennale, ma che ci fosse una discussione la più ampia possibile e anche che vi fossero in questa discussione la possibilità di migliorare la comprensione gli uni degli altri e ci fosse uno spirito non da tifoserie, non da ultra, perché quando parliamo di RAI parliamo non soltanto della più grande azienda culturale europea che noi vogliamo costruire, ma parliamo di un davvero patrimonio del nostro paese.
che i governi pro tempore posseggono, ma che in realtà appartiene ai cittadini, come tutto ciò che appartiene al governo, in particolar modo la RAI, che rappresenta davvero un pezzo dell'identità italiana. Accanto a questo, noi proponiamo alcune piccole modifiche che Antonello Giacomelli tra qualche istante vi illustrerà, che riguardano, che noi offriamo al dibattito parlamentare, nel senso che, io l'ho detto l'altra volta, nessuno di noi vuole mettere le mani sulla RAI. Se la maggioranza politica vuole mettere le mani sulla RAI, basta che stia ferma. E fatalmente, per come oggi la Gasparri, la maggioranza politica ha la possibilità di indicare il consiglio d'amministrazione e il management. Quindi questo tema del cambiare le regole per evitare chissà che cosa o per impossessarsi di chissà che cosa è una lettura che qualche giornale, che qualche fonte autorevole, qualche collega vostro autorevolissimo continua a sostenere, ma che cozza con la realtà. Cozza con la realtà perché la RAI che noi immaginiamo non è una RAI nella quale il governo o la maggioranza abbia desiderio di mettere le mani per impadronirsi, è tutt'altro. Noi in questa proposta che lasciamo all'attenzione del Parlamento, per la prima volta indichiamo la possibilità per i dipendenti della RAI di individuare uno dei 7 nomi del Consiglio d'amministrazione. A memoria credo sia la prima volta in un'azienda italiana in cui si chiede di far votare dai lavoratori in assemblea un rappresentante che siede nel consiglio di amministrazione. È la prima volta, un modello che a me piace moltissimo, ma che per il momento non è mai stato realizzato da nessuna parte. La maggioranza dei membri di questo consiglio d'amministrazione, che da 9 passa a 7 nella proposta che noi facciamo, se non si creano le condizioni, vorrà dire che nomineremo il nuovo consiglio d'amministrazione con la Gasparri. Ma se invece il Parlamento, al quale non imponiamo alcun decreto, ma al quale chiediamo di discutere e di decidere in tempi più stretti possibile, deciderà di legiferare, 4 dei 7 membri saranno eletti dal Parlamento, 2 dalla Camera, 2 dal Senato, sul modello del garante della privacy, se non vado errato. Un voto limitato. È un fatto molto semplice, ognuno vota una persona, i primi 2 vengono eletti e naturalmente toccherà ai parlamentari, deputati e senatori, individuare la persona che ritengono più giusta per sedere dentro il Consiglio di amministrazione. 2 invece sono di nomina governativa. Il presidente e l'amministratore delegato sono naturalmente individuati poi attraverso le procedure che Giacomelli adesso vi segnala. Diamo al capo azienda qualche potere e qualche responsabilità in più. Ora, a me piacerebbe molto discutere con voi di come tutte le riforme che il nostro governo sta facendo vanno in questa direzione, che non è dare più poteri a una persona, ma è attribuire la responsabilità a qualcuno di essere quello colpevole se le cose non si fanno, quello bravo se le cose si fanno. Barbuto qualche istante fa vi ha detto che l'investimento sui presidenti di tribunali è fondamentale per far funzionare la giustizia italiana. L'investimento sui dirigenti scolastici, vale a dire sui presidi, è fondamentale. L'investimento sul governo che finalmente fa le cose è fondamentale. Cioè tutto ciò che noi stiamo facendo va nella direzione e finalmente facciamo le cose che servono. Anche la RAI deve essere liberata dal dibattito, direi frustrante, che troppo spesso si registra tra singole forze politiche. La Commissione parlamentare di vigilanza, che a differenza di alcune proposte che venivano da tanti partiti, in parte anche dal PD, in parte da 5 Stelle, in parte da altre forze politiche, volevano cancellarla. Io
Antonello, abbiamo il Consiglio dei Ministri, abbiamo sottolineato l'importanza di mantenere la Commissione di parlamentare di vigilanza, perché noi crediamo al fatto che il Parlamento debba controllare e indirizzare. Certo, la Commissione parlamentare di vigilanza non può intervenire sui budget dei direttori, perché è del tutto evidente che un direttore dovrà essere in condizione di fare quello che chiede di fare sulla base della linea industriale, della linea aziendale, e ne risponderà al Consiglio di amministrazione e al suo amministratore delegato. Come funzionano le aziende normali? Noi non possiamo mettere un amministratore delegato che, come il direttore generale attuale, è costretto a una fastidiosa, costante melina quotidiana, perché nessuno dei suoi concorrenti in Italia e soprattutto all'estero fa altrettanto. Si dà fiducia a una persona che viene scelta dal Consiglio d'amministrazione, a questa persona si dice: questo è il tuo mandato, vai, realizza ciò che devi fare, se non sei andato bene ti mandiamo a casa o non ti rinominiamo. Questo in una cornice nella quale quindi le parole d'ordine sono: riduzione del Consiglio d'amministrazione da 9 a 7, il CDA fa il CDA, la Commissione parlamentare vigila e controlla, chi gestisce l'azienda senza dover costantemente prendere decisioni sulla base degli equilibri politici, partitici, dei bilancini delle singole correnti dei partiti. Questo per me significa dire fuori i partiti dalla gestione della RAI. Chi guida l'azienda deve essere messo nelle condizioni di farlo rispettando le regole, gli indirizzi parlamentari e le indicazioni dell'azionista. Naturalmente alla Commissione parlamentare di vigilanza viene mantenuto e anche in qualche modo rafforzato il potere di controllo su tutto ciò che è servizio pubblico. Ma servizio pubblico non è mettere bocca sui palinsesti. Servizio pubblico è garantire che la RAI sia strumento a servizio della parità d'accesso e della democrazia di questo Paese. Questo è lo scenario nel quale ci siamo mossi. Da un lato, quindi, riduzione del Consiglio d'amministrazione e semplificazione, fuori i partiti e le correnti politiche dalla gestione della quotidianità RAI. Dall'altro, individuazione di un responsabile, come in tutte le nostre riforme. L'Italia è stata ferma perché non si sapeva mai chi doveva fare qualcosa. Un amministratore delegato che, scelto e definito, ha un mandato, lo porta a casa, se non riesce a farlo ne paga le conseguenze, senza però dover sottostare a impicci burocratici, contabili e amministrativi che non siano quelli previsti dal Codice Civile. In questo dibattito c'è, e ho finito, l'idea di riflettere sul modello del canone. Come sapete, abbiamo discusso, poi non ce l'abbiamo fatta per motivi tecnici, della possibilità di semplificare il pagamento del canone e di combattere l'evasione. Io appartengo a una cultura che vorrebbe in prospettiva eliminare il canone e lasciare la fiscalità generale a pagare il servizio pubblico radiotelevisivo. Appartengo a questa cultura qui, naturalmente è molto complesso, molto complicato, lo vedremo. Credo che naturalmente questo produrrebbe delle modifiche nel settore pubblicitario, come è ovvio e naturale che sia. Nel disegno di legge non c'è un impegno nell'uno o nell'altro senso, c'è una delega a sciogliere questo nodo, che è un nodo importante. Noi vogliamo far sì che non ci sia, come è accaduto troppo spesso in passato, un'evasione così allucinante del canone per cui i cittadini onesti lo pagano e altri rifiutano di farlo. Perché se c'è una norma o si rispetta tutti o si cambia la norma. Finché c'è la norma va rispettata. Quindi c'è una delega anche su questo, e infine c'è una grande scommessa che è quella di riuscire a fare della RAI il punto di riferimento davvero per un pezzo di paese come è stata in passato. La RAI ci ha insegnato ad essere uniti, ha insegnato a una fetta di popolazione l'italiano, ha unito il nord e il sud più di qualsiasi altro soggetto culturale. Oggi la RAI deve tornare ad appassionare un dodicenne o un quattordicenne che magari invece va soltanto sulla rete. Oggi la RAI deve produrre cultura
ma anche far crescere la domanda di bellezza che nel cuore di ciascuno di noi è. La RAI deve essere un luogo in cui ci si può riconoscere come italiani quando si è in patria e quando si è all'estero, deve aiutare a portare la nostra lingua ma anche la nostra bellezza in giro per il mondo, deve naturalmente rispettare tutto ciò che è democrazia e servizio pubblico, come del resto noi crediamo che sia nel DNA di questa grande azienda, ma contemporaneamente deve essere liberata dai vincoli che troppo spesso una gestione opprimente da parte dei partiti ha provocato. E quindi liberare la RAI e darle un futuro, anche attraverso scelte innovative e vincendo certi luoghi comuni, perché ad esempio assegnare un consigliere d'amministrazione ai dipendenti è l'esatto opposto di quello che è stato fatto sino ad oggi, dove si è cercato di avvicinare i dipendenti in modo anche magari discutibile per me dal punto di vista politico. Sono nati in RAI per primi i club dei singoli partiti quando non nascevano neanche fuori, e io credo che invece quello che deve essere fondamentale è la responsabilità comune di condividere il grande sogno della produzione culturale italiana. Ecco, per tutti questi motivi, questa è la proposta che facciamo al Parlamento, e vediamo il Parlamento che cosa potrà dirci, che tipo di reazione avrà. Prima di aprire lo spazio alle domande, chiederei a Antonello di puntualizzare le cose che fanno parte di questo testo. Sì, mi sembra che le cose essenziali siano state già dette tutte. Come diceva il Presidente, siamo partiti da una sorta di documento strategico che fa un po' da cornice a tutta l'azione che il Governo vuole sviluppare sul RAI e servizio pubblico. Noi abbiamo davanti tre iniziative. Una è la riforma della governance, sarà un percorso parlamentare che inizia con questa proposta del Governo. Due è la riforma al canone e finanziamento del servizio pubblico. Il Presidente ha ricordato, c'è una delega, il Governo elaborerà una scelta e poi una proposta. Tre, il rinnovo della concessione a RAI e in qualche modo quindi la definizione di una idea attuale di servizio pubblico. In questo documento alcuni gli spunti fondamentali ci sono quelli che Matteo Renzi oggi, ma insomma in più occasioni, ha richiamato: l'idea di trasformare RAI in una media company che produca per tutte le piattaforme, l'idea di più di recuperare la centralità del servizio pubblico nella vita del Paese, nella promozione dell'identità nazionale, della cultura nazionale su scala internazionale. Un ruolo di traino per tutto il settore dell'audiovisivo, della creatività nel mercato internazionale, che fa parte della nostra idea di servizio pubblico. Un ruolo centrale di RAI nel superamento del digital divide, nell'aiuto all'accesso ai nuovi linguaggi, alle nuove tecnologie, nel superamento di questa, che diventa una vera e propria barriera anche sociale. E poi un'offerta editoriale rivolta anche al mercato internazionale, insomma, a uno scenario che non si può più considerare esterno a noi. Di questi atti oggi abbiamo portato in Consiglio dei Ministri il primo, che modifica gli articoli del TUSMAR che si riferiscono alla governance, introducendo queste modifiche sostanziali. Intanto il Consiglio d'amministrazione di RAI S.p.A. passa a 7 membri, l'elezione dei membri del Parlamento non avviene più nella Commissione di Vigilanza, ma avviene in aula, come ha ricordato il Presidente, il che introduce il primo elemento di distinzione tra la vigilanza e il CDA, perché altrimenti si crea quel rapporto che troppo facilmente genera una commistione che non consente di separare il controllo dalla gestione. Quindi è l'aula della Camera, è l'aula del Senato che saranno loro chiamate a eleggere i membri del Parlamento. Il Governo indica due membri e l'Assemblea dei dipendenti, la Generalità dei dipendenti della RAI, indicherà l'altro componente del CDA. Il CDA elegge al proprio interno il presidente del CDA. Non c'è ruolo del governo,
ci tengo a sottolinearlo, perché ho visto nelle settimane scorse la principale preoccupazione non era tanto sul capire se l'assetto che proponevamo era adeguato o meno al ruolo di Rai, ma più a capire col bilancino. Il presidente del CDA sarà eletto dal CDA medesimo al proprio interno, e sarà sempre il CDA a nominare l'amministratore delegato sentito l'azionista. Questa è l'espressione, sentito, o meglio l'assemblea degli azionisti, ma insomma nel concreto sentito l'azionista. E la revoca dei componenti, noi abbiamo teso a stare il più possibile sul modello di SPA ordinario che è previsto dal Codice Civile per consentire a Rai di superare un regime di specialità che ha costituito un vero e proprio handicap nella concreta gestione. Però naturalmente abbiamo bilanciato questo con il ruolo e le accortezze di protezione istituzionale che accompagnano il servizio pubblico, per cui nella revoca per esempio c'è uno di questi momenti, perché la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è vero che è proposta dall'Assemblea, è decisa dall'Assemblea, ma acquista efficacia solo con una conformità di parere della Commissione di Vigilanza, e quindi in qualche modo si tutela anche in questa fase il ruolo centrale del Parlamento. I poteri dell'amministratore delegato rispetto al CDA sono sostanzialmente quelli classici, ma insomma poi si potranno vedere, cioè il CDA approva i piani e gli atti fondamentali della programmazione, la gestione, l'attuazione dei piani è demandata all'amministratore delegato, che rispetto, se volessimo fare un paragone al direttore generale di oggi, passa nella sua facoltà di decidere la spesa limite dei 2 milioni e mezzo di oggi ai 10 milioni che proponiamo nel testo di legge, e che ha la facoltà, sentito il CDA, ha avuto il parere del CDA, di decidere sulle nomine dei dirigenti apicali, e dunque assume in pieno la responsabilità di dimostrare che la sua azione è idonea a corrispondere alla mission che a Rai affida il contratto di servizio pubblico. Non è un dipendente di Rai, evidentemente viene fissato il compenso e le condizioni economiche nell'ambito della normativa vigente, che voi sapete è particolarmente precisa. Alla Commissione di Vigilanza rimangono in pieno le funzioni di indirizzo e controllo che le sono attribuite. Il Consiglio d'amministrazione, attraverso il suo Presidente, riferisce periodicamente sulla gestione di Rai e su come la gestione di Rai rispetta gli impegni della concessione e il mandato di servizio pubblico. Rispetto al canone, o meglio al finanziamento pubblico, ha già detto il Presidente, c'è una delega al Governo che affronterà la questione. Io non so se sono esattamente della scuola del Presidente sulla questione del superamento del canone, però diciamo starò nell'approfondimento del Governo. Sono in ignoranza come sempre anche su questo. Diciamo parteciperò all'approfondimento del Governo. Vorrei sottolineare un punto che forse non è centrale rispetto alle cose che poi susciteranno, sono certo, il dibattito nel Parlamento e tra le forze politiche, che però per la nostra idea è importante. Per gli atti che riguardano il rapporto tra le istituzioni e il soggetto concessionario, cioè la RAI, fino ad ora tutto questo avveniva attraverso un'attivazione di un ministero, nel caso il MISE, e la concessionaria. Noi introduciamo l'idea che le linee guida per la convenzione, per il contratto di servizio, partono dal Consiglio dei Ministri, recuperando cioè la centralità del servizio pubblico e l'idea che il ruolo di RAI è legato a tutti i settori della vita del governo, certo in particolare la scuola, la cultura, la formazione, ma che non è un tema settoriale affidato a un settore di un ministero, ma che diventa esattamente l'espressione di una visione complessiva. Questi mi sembrano
i punti fondamentali. Nei prossimi giorni formalizzeremo l'inizio dell'iter parlamentare, come ha detto naturalmente il Presidente, avvieremo in quella sede il confronto in modo del tutto aperto e disponibile a capire anche il punto di vista di tutti gli altri. Bene, immagino che non ci siano altre domande su questo punto. Segnalo in modo specifico questa attenzione anche sul coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori, che per me è un tema fondamentale. Vedo mesi e mesi di polemiche sul rapporto tra governo e lavoratori. Non utilizzerò certo questa occasione per fare polemica, spero che nel frattempo tutte le organizzazioni dei lavoratori provvedano a leggere le norme della stabilità, visto che ancora oggi qualcuno ha messo in dubbio il fatto che nella stabilità ci siano delle norme significative e positive per l'assunzione a tempo indeterminato. È una cosa che mi ha veramente colpito. Noi stiamo facendo di tutto per lavorare nella direzione di dare una mano alle lavoratrici e ai lavoratori. E, ad esempio, dare degli incentivi fiscali a coloro i quali assumono a tempo indeterminato va in questa direzione. Le polemiche ideologiche nei nostri confronti sono sempre ben accette, come è naturale che sia. Sarebbe interessante leggere almeno i provvedimenti di legge prima di questo. In questo caso spero che sia letto come un fatto positivo un'apertura alle lavoratrici e ai lavoratori, il fatto che, ad esempio, per la prima volta lavoratrici e lavoratori avranno lo spazio nella gestione dell'azienda. È un piccolo passo, ma di grandissima importanza e portata, e nel nostro disegno organico e strategico, che poi in prospettiva va anche verso una vera e propria legge sulla rappresentanza anche nel sindacato, questo elemento è un elemento di straordinario impatto e di straordinaria novità. Lo dico oggi, nel giorno in cui credo che tutti debbano festeggiare il fatto che ci siano più 79.000 assunti a tempo indeterminato, non in RAI, lì diciamo abbiamo già dato quel rispetto ai presenti, ma diciamo persino chi non legge la legge di stabilità oggi può essere contento del fatto che ci sono 79.000 nuovi posti di lavoro. Domande anche sulla RAI? O sulla giustizia volevi un approfondimento su Barbuto, sul tribunale? Intanto anche questo sui tempi, perché se non uscite entro luglio sarete costretti a rifare tutto con la Gasparri, o no? Sì, l'ha detto lei. Io non mi permetto di dire alcunché sulla Gasparri, perché l'ultima volta che ho espresso una valutazione il vicepresidente del Senato ha, con la sobrietà che lo contraddistingue, replicato via Twitter in modo diciamo ripetuto, per cui non mi permetto di chiamare in causa il senatore Gasparri. Quindi diciamo, mettiamo così, facciamo soltanto un'analisi oggettiva della realtà. Nella ipotesi sub A, cioè il Parlamento approva la proposta di legge che vi abbiamo presentato, è evidente che sì, ragionevolmente ha 4 mesi di tempo, più o meno 4 mesi uno ce la fa. Se vogliamo fare un decreto, uno fa il decreto e ha la certezza dei 60 giorni, ma siamo in una fase in cui il nostro governo, che lo segnalo, è il governo che ha fatto meno decreti legge di tutti, negli ultimi 4, cioè il governo Letta, il governo Monti, il governo Berlusconi, quater, tutti e tre governi con una maggioranza molto più ampia della nostra, notoriamente, perché Berlusconi aveva vinto le elezioni nel 2008, e vi ricordate i numeri. Poi c'era stato il governo Monti, che era un governo di grande coalizione, come ricordo, un governo di emergenza nazionale. Il governo Letta era, fino a ottobre, un governo di grande coalizione, poi si sono ridotti i numeri. Bene, in questo scenario noi siamo il governo che ha fatto meno decreti legge di tutti. E intendiamo mantenere questo record, quindi noi non vogliamo fare decreti legge a IOSA, li facciamo soltanto nelle condizioni previste dalla Costituzione. Poi peraltro ci sono tutte le condizioni per poter presentare al Capo dello Stato un decreto legge, ma noi pensiamo che questa sia materia in cui il Parlamento deciderà. Se il Parlamento vuol votare con la Gasparri, vota con la Gasparri; se vuol votare con la Giacomelli, vota con la Giacomelli, sempre con la G inizia, i personaggi sono un po' diversi, ma quindi dipende dal Parlamento. Noi rispettiamo il Parlamento e difendiamo anche il ruolo della Commissione parlamentare di vigilanza, che in molti volevano eliminare. E io invece sono perché il Parlamento vigili e controlli. Cioè, la proposta 5 Stelle è per l'abolizione della Commissione parlamentare di vigilanza, sbaglio? No. E noi no. Io sono perché la Commissione parlamentare faccia il suo lavoro e controlli. Io non sono contro il Parlamento, anzi. Qui c'è concorrenza.
No, infatti non parlo di RAI, volevo tornare sulle questioni del lavoro, agganciandomi a quanto detto. Lavoro. Domani ci sarà una manifestazione in cui viene contestato il fatto che si stia facendo poco in questa direzione. Alla luce dei dati e di quanto ha detto, ritiene che sia una manifestazione politica e non tanto legata a questioni di natura economica? E secondo Flash, Beppe Grillo oggi dice che non è chiara la strada che lei sta facendo percorrere a questo paese, così come la destinazione. Uso una metafora molto più cruda, ma il concetto è questo. Mi piace la sintesi con cui lei ha descritto la frase di Beppe Grillo, della quale, per rispetto innanzitutto alla dignità, io non intendo fare, sulla quale non intendo fare alcuna dichiarazione, perché penso che sia normale, legittimo potersi scontrare. Credo che sia anche, faccia parte del gioco democratico tra espressioni, partiti diversi. Più volte Grillo ha utilizzato anche toni coloriti e accesi nei miei confronti, e questo è del tutto legittimo. Poi ciascuno fa le proprie valutazioni, i cittadini votano. Credo che quella di oggi sia una cosa invece della quale vorrei non parlare, perché credo, come tutte le persone normali, siamo rimasti colpiti da ciò che è accaduto, no? E credo ci siano dei momenti in cui bisognerebbe mettere da parte il desiderio di fare polemiche politiche, insomma avere un minimo di rispetto anche nell'utilizzo delle metafore o dei paragoni. Detto questo, della vicenda Grillo, con il suo permesso vorrei non parlare almeno oggi, torneremo da domani. Oggi, ecco, terrei quel minimo di decenza che invece altri non hanno avuto. Questione del lavoro. Domani è sabato e c'è una manifestazione contro il governo. No news, non vedo il titolo, nel senso che se guardo gli ultimi sabati, ma anche se guardo tutto l'autunno, mi pare che di manifestazioni contro il governo ce ne siano state moltissime, sono rispettabili. Io sono assolutamente certo che quella manifestazione di domani è una manifestazione come tutte le altre organizzate da quel sindacato, da quei sindacati, assolutamente pacifiche e rispettabili. Non sono d'accordo sulla idea che viene descritta e proposta del lavoro che sta facendo il nostro governo. Il nostro governo ha messo soldi in stabilità per i contratti a tempo indeterminato. Qualcuno non se ne è accorto, ma vi garantisco che se ne sono accorti gli imprenditori, se ne sono accorti i lavoratori, perché un lavoratore a tempo indeterminato, cioè uno che aveva il lavoro a tempo determinato e gli diventa a tempo indeterminato, non è che gli cambiano due letterine in determinato anziché determinato, gli cambia la possibilità di prendersi un mutuo, gli cambia la possibilità di farsi una casa, gli cambia la possibilità di farsi una famiglia. Questo è un dato di fatto oggettivo, cioè uno può avercela con il governo, ma non può avercela con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che sta accadendo una cosa importante in Italia. Attraverso il Jobs Act, attraverso gli incentivi alla stabilità, alla stabilizzazione, attraverso le novità legislative che abbiamo proposto, sta accadendo che più persone assumono a tempo indeterminato. Io credo che sia chi ci ha votato che chi non ci ha votato è contento. Non è che siccome ci sono più contratti a tempo votano per noi, non ne frega niente agli italiani in questo momento di chi votare. Ma io, se c'è una notizia bella per l'Italia, sono contento. Allora bisognerebbe che si evitassero le polemiche come quelle di oggi, secondo me. Le polemiche su, ho letto, qualcuno ha detto, ha fatto ridere perché dice, hanno organizzato la ripresa per pompare il Jobs Act. È un'agenzia che mi ha dato Filippo nel pomeriggio. Hanno organizzato la ripresa per pompare il Jobs Act. Ora, se io potessi organizzare la ripresa, vi garantisco che se avessi potuto l'avrei fatto in passato. Un minimo di buonsenso. Se l'Italia torna a crescere, siamo tutti contenti, poi ognuno voti per chi gli pare. Ma prima di essere di parte, possiamo essere italiani. Allora, la legge di stabilità ha dato degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Sta accadendo che questo giochino funziona. Funzionerà ancora? Io spero di sì. Non sono nelle condizioni di poter avere la sfera di cristallo, la palla di cristallo e decidere. Ma se funziona, sono contento. E se c'è chi contesta perché pensa che qualcuno dice si è fatto poco, qualcuno dice si è fatto troppo, qualcuno dice si è fatto nel mezzo, piena libertà di contestare, criticare e insultare il governo. Magari
non tiriamo in ballo, come ha fatto Grillo oggi, delle persone che sono morte, perché non c'entrano niente con le nostre piccole beghe di cortile. Abbiamo un minimo di rispetto, fermiamoci di fronte al dolore di quelle famiglie che stanno vivendo ore strazianti, come credo tutte le persone che hanno avuto il sentimento di accendere la televisione o di guardare su internet o di leggere un giornale e poi hanno deciso di voltare pagina e di rispettare quel dolore. Se non, prego? Per Giacomelli, questa sua Rai. Ma intanto volevo farle, Presidente, una domanda sull'iter parlamentare. Lei dice che appunto diciamo, si può rinunciare per almeno per questa prima fase all'ipotesi del decreto, ma si è dato dei tempi comunque, cioè se il Parlamento non risponde entro un tot a quella che è la sua proposta. Noi non faremo decreto, non faremo decreto. Si terranno la Gasparri, se vogliono, se preferiscono la Gasparri, è giusto che sia la Gasparri. Possono tranquillamente prendere questo testo e cambiarlo. Il Parlamento è sovrano, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme, nelle modalità previste dalla Costituzione. Punto. Quindi... Ma al di là del decreto, dicevo, non si è dato un tempo, non so, alla fine dell'anno, 4 mesi, 5 mesi per approvare? Luglio è il tempo necessario per evitare che il rinnovo si svolga con la procedura attuale e quindi sono 4 mesi, c'è il doppio del tempo del decreto, volendo si fa tutto. Poi naturalmente ci sono tutte le scadenze, la concessione, il contratto di servizio, sulle quali quindi non è che noi ci disinteressiamo della RAI, però avevamo detto vediamo una possibilità di discussione, l'abbiamo data e rispetteremo, diciamo, questi tempi. Nelle ultime settimane tutto il tema delle polemiche era che il governo e in particolare il Presidente del Consiglio non rispettava il ruolo del Parlamento, aveva intenzione di rimarcare un ruolo eccessivo del governo. Allora, nella nostra proposta, come si vede, siamo a tutt'altro, c'è un ruolo centrale del Parlamento. Nel percorso, io aggiungerei, ma non voglio coinvolgere il Presidente, c'è anche un po' di sfida. Decida il Parlamento liberamente se vuole essere protagonista della fase di riforma o se preferisce tenersi i meccanismi della vigilanza con tutto quello che comporta. Io mai sfiderei il Parlamento. No. L'ultima, prego, a lei l'ultima parola. Grazie, buonasera Presidente, sono Trocchi alla 7 La Gabbia. C'è un tema delicato che è quello delle infrastrutture dopo le dimissioni di Maurizio Lupi e all'attenzione del governo il caso ANAS, 2 consiglieri su 3 dimissionari e un presidente che sta lì a svolgere quel ruolo dal 2006, esattamente 9 anni. Ecco, lei conferma la fiducia a Pietro Ciucci o ci sarà a breve un riassetto dei vertici? Grazie. Bene, è l'ultima domanda, quindi sulla RAI abbiamo chiuso, rispondo alla domanda sulle infrastrutture del vostro collega Della Gabbia. La settimana prossima è stato convocato il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea di ANAS, per designare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Mi pare che il 1° o il 2 aprile, quindi non nella puntata di domenica, ma in quella dopo lei avrà il nuovo organigramma, no, quella dopo è Pasqua, non so se Paragone va in onda anche a Pasqua. No, Pasqua è domenica, anche per La Gabbia. Quella domenica prossima non fa in tempo perché sarà occhio mercoledì 1 aprile, non vorrei che pensassimo, facciamo il 2 aprile per stare tranquilli, quindi sposteremo di un giorno per evitare che sia un pesce e il 2 aprile avrà i nomi del nuovo consiglio amministrazione, i nuovi nomi del consiglio amministrazione. Grazie mille, grazie, arrivederci.